E bentrovati a Back to the Movies con Giulia Carla, Vania e Andrea. Parliamo oggi di Odio l'estate. In realtà l'amiamo perché sta per arrivare, però Odio l'estate è il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, diretto da Massimo Venier, una commedia come al solito e ne parla Vania. Vania? Allora, forse quest'anno l'estate fatta così la vedremo soltanto al cinema, sullo schermo, perché cioè, sì. Viste le premesse, speriamo, non diciamo niente, silenzio, viviamo di speranza. Odio l'estate è lo stranissimo film che è uscito a gennaio, subito dopo le vacanze di Natale, fine gennaio, è uscito il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, che doveva essere un po' il riscatto da quello che è stato il film precedente, che era Trauma Park, che fu un vero trauma da un punto di vista cinematografico, fu un trauma per la critica, per gli spettatori, insomma, veramente qualcuno lo ha apprezzato, alcune persone che lo hanno apprezzato hanno detto non l'avete capito, anche Aldo, Giovanni e Giacomo in conferenza stampa, nella conferenza stampa di Odio d'Estate, perché venne fuori l'argomento, dissero forse non l'avete proprio non è stato proprio capito, vabbè. Ma magari non l'hanno capito nemmeno loro, magari poi alla fine non te lo so dire, sta di fatto che insomma la critica era abbastanza unanime, devo dire anche gli spettatori, quindi tutto sommato questo doveva essere il film di riscatto. Odio l'estate, regia di Massimo Venier, quindi un ritorno proprio, perché al modo classico di fare film di Aldo, Giovanni e Giacomo, soggetto, sceneggiatura di Massimo Venier e del trio. Si sono aggiunte però, e lì sta veramente la cosa, la perla preziosa di questo film, si sono aggiunte Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase, e devo dire che veramente si nota, cioè sono tre attrici che fanno la differenza, danno veramente un grande contributo al film. Odio l'estate è una di quelle situazioni un po' tipiche di Aldo, Giovanni e Giacomo, no? In cui tre famiglie si trovano insieme a dover forzatamente passare le vacanze estive nella stessa casa, condividendo lo stesso appartamento sul mare, e di lì tutta una serie di cose personali in cui vengono coinvolte per forza tutte le famiglie, quindi poi si creano legami, si creano problematiche comuni, si risolvono problematiche comuni, quindi insomma tutto costruito su questa dinamica relazionale tra le tre famiglie, tra le tre coppie soprattutto, e anche interna alle coppie, che sono simpaticissime, soprattutto la coppia di Maria, composta da Maria Di Biase e Aldo Baglio, sono veramente un fenomeno, con un finale anche un po' particolare, che da un certo punto del film si inizia a intravedere il finale, si inizia vagamente a intuire, e poi dopo, quindi sì, un pochino telefonato è, forse il difetto è un po' questo, che il finale un pochino telefonato, però lo stesso colpisce, lo stesso è abbastanza sì. Toccante, quindi diciamo una commedia, ma anche con uno sfondo un pochino più sensibile, umano. Per essere un po' cattivi, no? Perché comunque Aldo, Giovanni e Giacomo, forse era il trio negli anni 90, se non erro, comunque più o meno, che andava per la maggiore, hanno fatto uno spettacolo teatrale pazzesco, che erano i Corti, non so se l'avete visto, poi l'hanno ripreso anche al cinema, anche i Tre Uomini e una Gamba, erano solo degli sketch dei loro spettacoli messi in un modo di film, ed è stato esilarante. E poi, ma e poi era hanno un film avuto... però, Tre Uomini e una Gamba era un film tra Trauma Park, non era un film. Infatti, e poi hanno avuto un'involuzione, non so se per mancanza di idee, non so se per mancanza di voglia, perché a volte è così, oppure Odio l'estate, come si annovera? Cioè va un po' indietro e ritorna un po' al vecchio stile, comunque il vecchio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ti facevano molto ridere anche con il rezzonico degli svizzeri e tutto quello che facevano a mai dire gol, eccetera eccetera, oppure è un cercare di ricicciare il trio? Allora, è un po' un cercare di ricicciare il trio in alcune parti, ma devo dire che loro hanno forse capito il rischio in cui stanno correndo, perché, come vi dicevo all'inizio, l'inserimento delle tre attrici, Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase, ha avuto, a mio avviso,
non so, forse involontariamente o volontariamente, però ha avuto, ha sortito proprio l'effetto di dare una grossa rinnovata, una grossa rinfrescata a quella che è la comicità di Aldo Giovanni Giacomo. Perché se dovessi dire che ci sono delle trovate comiche nuove del trio da ricordare, di quelle che poi dici, ah, ti ricordi un po' come quello che esce da sotto la sabbia per calciare il pallone, sì. No? No, non ce ne sono, tanto è vero che c'è no. questa scena, c'è uno che esce da sotto la sabbia per calciare il pallone, perché ovviamente stanno in spiaggia e si rifà. Non sono loro tre, mi sembra è un altro. È un omaggio a loro stessi. È quindi... un omaggio a loro stessi, che poi dopo pensate... risulta un po' autoreferenziale. Andrea. Pensate che non ho, neanche all'epoca apprezzavo troppo la loro comicità, mi sono sempre chiesto onestamente il segreto di questo successo. Non so cosa potrebbe darmi oggi, probabilmente. Ma io lo so, vabbè. No, io sì, devo dire la verità. Sì, anch'io. Però poi dopo si sono un po' persi. Cioè, devo dire, sono è di quella comicità che poi continui a guardare, no? Anche dopo, se ti ritrovi uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo, te lo guardi perché ti fa ridere. Oggi no, però mi riguarderei volentieri, di Odio l'estate, mi riguarderei volentieri gli sketch tra loro e le rispettive mogli, ovvero le attrici. Perciò devo dire che loro sono state veramente un ottimo inserimento, anche poi in conferenza stampa sono state carinissime, perché tra l'altro erano la loro presenza era molto equilibrata, perché non ha oscurato quella di Aldo Giovanni e Giacomo, sì. Ma è riuscita ad inserirsi perfettamente, quindi... Quindi, perfetto, cioè, carino, soprattutto in questo periodo, vogliamo, mentre sogniamo l'estate, guardiamo Odio l'estate, tanto per vedere un sì. po' se in attesa. Infatti, diciamo che un pochino ci sono nel mondo Odio l'estate, il caldo, adesso comincerà tutte le cose appiccicatrice, però, quindi Vania, dove lo troviamo? On demand anche questo? Cioè, on demand anche questo, sì. Su Google Play Film e tante altre piattaforme che conosciamo, sì. Anche Sky, quindi insomma, però per e che ci dice, lo dobbiamo vedere o possiamo vederlo in coda rispetto ad altri film? È una commedia, allora diciamo è una commedia, quindi tra le commedie è una delle più carine, però è stata okay. una commedia all'italiana, molto leggera, molto semplice, non di quelle imperdibili, ma gradevole, molto gradevole. Va bene, allora vedremo se voi l'avete visto, se l'avete apprezzato, non l'avete apprezzato, scriveteci qua sotto e così ne parliamo, possiamo anche riprendere l'argomento. Noi ci vediamo alla prossima recensione di Back to the Movies. Giulia Carla, Vania Andrea, ciao!